Allora, gli scavi archeologici, fattori. Allora, Roma è difficilissima, è evidente, c'è un pregresso devastante a Roma, però in 8 mesi, diciamo, 7 mesi di raggi, noi abbiamo parlato soprattutto di nomine, di stipendi, di dimissioni e adesso di inchieste, di accuse. La Raggi è indagata, diciamo, per la seconda volta per abuso d'ufficio, anche per la nomina di Salvatore Romeo, che è l'uomo delle polizze sostanzialmente. Non abbiamo capito ancora perché queste polizze venivano accese oppure no. Intanto, perché sta lì la Raggi ancora? La Raggi sta lì perché l'hanno eletta i cittadini romani, quindi mi sembra più che legittimo che sia lì. Il fatto che si sia parlato solo di nomine, mi spiace, è colpa della stampa che non ha, è andata a vedere invece cosa sta facendo la Raggi, con appunto facevate vedere le buche, e c'è un piano buche di 10 milioni di euro che partirà, non è che possiamo dire tutta colpa della Raggi se Roma è ridotta così. Lei sta facendo tante cose, questa storia delle nomine è stata veramente vergognosa, è stata veramente vergognosa. Io voglio dire qui una volta per tutte che non c'è nessun portavoce del Movimento 5 Stelle che ha mai preso dei soldi, noi i soldi li restituiamo, nemmeno queste polizze sono mai state, comportano delle mazzette come si è fatto intendere in molte trasmissioni televisive, sono delle polizze che sono degli investimenti, hanno chiarito sia Marra sia la sindaca Raggi. Veramente continuare a parlare di queste cose vuol dire non voler parlare di quello che sta facendo la sindaca. L'unica cosa è che per queste polizze lei è indagata, peraltro, non sono giornalista, la procura sulle polizze non è indagata la procura chiede a Romeo il motivo per cui queste polizze sono state aperte. Ma non significa essere indagati, siamo seri. Indagata per abuso d'ufficio. La procura, la Raggi è indagata per abuso d'ufficio, per delle nomine che lei stessa aveva segnalato per la nomina di Salvatore Romeo. Dopodiché le polizze, per chiarezza, Salvatore Romeo detto la procura è l'uomo delle polizze, non hanno rilevanza penale, però viene chiesta la ragione di queste polizze a Salvatore Romeo, sono polizze vita, anzi sulla morte, perché nel momento in cui Salvatore Romeo apre queste polizze, pochi mesi dopo Salvatore Romeo diventa, diciamo, uno dei bracci destro però più fondamentali della nostra sindaca, con la procura, stipendio triplicato, la tre procura volte, ha detto 110.000 euro. Mi lasci spiegare, le polizze non c'entrano nulla con trasmissione di alcun favore alla Raggi, che si tratta di investimenti, e Marra ha già chiarito, Romeo ha già chiarito che si tratta di investimenti in cui qualcuno deve dichiarare un beneficiario in caso di morte, cioè per incassare questi denari la sindaca dovrebbe aspettare che Romeo muoia. Quindi voler mettere insieme queste due cose è una ricostruzione assolutamente fasulla. Io sono contenta se la sindaca Raggi prende qualche misura in questo senso, non è affatto indagata per questo, Romeo non è assolutamente indagato per questo, poi quando vai a un interrogatorio ti chiedono di tutto. Perché queste polizze sono state intestate alla Raggi? E su questo Romeo non risponde, dovrà rispondere ai magistrati. Però chiariamo che non c'è nessuna rilevanza penale, era una forma di investimento chiaramente chiarita da Romeo. Adesso voler mettere fino a un certo punto, perché non la chiarisce. La chiarirà, ma vogliamo dire i magistrati ragionano così, mi scusi, i magistrati ragionano così, perché c'è una polizza intestata alla Raggi? I magistrati si vedrà quello che dicono e quello che chiedono, però io vorrei chiarire che non c'entrano assolutamente, non è indagata per le polizze. No. Chiariamo, le polizze allora, non c'entrano con l'indagine. Qual è il ragionamento che fanno i magistrati? Ci sono queste polizze. Ma lei sta interpretando il ragionamento del magistrato, sentiremo quello che i magistrati, chiederanno, abbiamo visto. Ma lo chiederanno, lo dice lei, cioè vedremo che cosa chiedono, dice ma sicuramente chiedono, non c'entrano nulla le polizze con la non c'entrano nulla le polizze, come ha detto Romeo, e comunque Romeo doveva morire per incassare questi soldi alla Raggi. Certamente. si rende conto di quanto sia una ricostruzione giornalistica, che è strano che un uomo che conosce sì la Raggi, la conosce anche bene, però la intesti senza dirglielo. Tutte e due hanno confermato. D'altronde queste polizze noi ci siamo informati e non c'è bisogno di informare il beneficiario. Ultimo passaggio: quando io divento capo della segreteria della Raggi, del mio sindaco, e io, Romeo, ho intestato una polizza vita alla Raggi, perché non glielo dico? E questo lo chiede a Romeo, scusi, abbi pazienza, entrambe lo sapranno, i magistrati, però. Si rende conto che voi state accostando due cose che non c'entrano nulla, poi i magistrati la domanda è questa, è la domanda che si fa anche lei, la domanda che ci facciamo io e lei, ma come no? Perché tu che diventi capo della segreteria della Raggi, del sindaco di Roma, non gli dici, guarda che io ho intestato
a te una polizza vita. Ma si rende conto che stiamo discutendo del nulla? Stiamo discutendo di una cosa. Va bene, allora che discutiamo, non ha invece, nessuna discutiamo rilevanza invece penale. Va bene, e io trovo scandaloso che in tutti i problemi che ci sono di Roma, con una disoccupazione al 40%, si va a vedere perché una persona intesta una polizza vita, come fanno in tanti, perché le polizze vita sono così. Fai un investimento. A lei hanno intestato una polizza vita? Io le ho intestate a persone che non lo sapevano. Per esempio, io ho una polizza vita per mia figlia, l'ho intestata a persone. Vabbè. Perché dice, mi dica un beneficiario, ho messo un parente. Però voglio dire, sono cose che si fanno e voi le state accostando a delle cose penalmente che non c'entrano niente. Però lei pure mi dà ragione quando io dico, strano però che Romeo abbia il suo stipendio triplicato. Che non c'entra assolutamente. 110.000 euro da 36.000. Quello è un altro discorso. Però in qualche modo dobbiamo cercare. No, siete voi che state cercando. Ma dai, su, tutti ce lo chiediamo, se lo chiede perfettamente anche lei. Assolutamente no. 110.000 euro non erano troppo, 110.000 euro per il capo della segreteria. Che non c'entra nulla con le polizze. Va bene, vedremo che cosa chiederanno i magistrati. State accostando delle cose per far uscire un'immagine con una ricostruzione del tutto fasulla. Ci sono delle cose strane che io e lei non capiamo. Ma questo lo dice lei. Lei li capisce. Assolutamente sì. Va bene. I politici si giudicano su due cose, le cose che fanno e le persone che scelgono. Sulle cose che fanno, diciamo che è meglio se non mi pronuncio, nel senso che in 8 mesi una cosa fatta dalla Raggi si fa fatica ad individuarla, mi fanno ridere le liste che pubblicano, perché sono in gran parte cose rispetto alle quali loro hanno votato no, in Parlamento o in Campidoglio. Cioè, incredibile, addirittura io ho visto il vicepresidente della Camera Di Maio rivendicare 18 milioni di un bando periferie che viene dal governo Renzi, sul quale loro in aula hanno votato no, quindi è tutto bellissimo. Quindi queste sono le cose che non hanno fatto. Le persone che scelgono, ora i magistrati faranno il loro dovere, noi siamo sempre stati garantisti, sono felice se gli altri lo sono diventati, perché in un paese civile è giusto che si sia tutti garantisti. Dopodiché, se la metà delle cose che sono accadute nel Movimento 5 Stelle in questi 8 mesi in Campidoglio fossero accadute al Partito Democratico, ci sarebbe Alessandro Di Battista in piedi sul cavallo del Marco Aurelio in Campidoglio con un cartello enorme con scritto sindaco dimettiti. Noi non siamo così. Dopodiché, la nomina di Marra è sotto indagine da parte della Procura. Marra era uno dei 23.000 dipendenti del Campidoglio. Non è vero, semplicemente non è vero. La Raggi non ha chat con i 23.000 dipendenti del Campidoglio. I quattro amici al bar, chi sono? Era la chat della Seconda Raggi. Cosa, Romeo, purtroppo mi dispiace contraddirla, senatrice, ma la Raggi è indagata anche per la nomina di Romeo, è notizia ma di non oggi. Per le polizze, così come, non per le così come Romeo allora è indagato diciamo per quella sua stessa nomina. Bene. Io possiamo interloquire tranquillamente, però la Raggi è indagata per quella stessa nomina che triplicò lo stipendio di uno che si è messo in aspettativa. Poi le intesta delle polizze saranno i magistrati a capire perché. Io non ho polizza mia insaputa. L'unica polizza che c'è nella mia famiglia, mio padre l'ha intestata a mia madre, lei a sua figlia, così si fa. Cioè non è normale intestare a uno sconosciuto una polizza vita. No, lo capisce che questo è assolutamente assurdo. Saranno i magistrati a spiegarci perché. Sì, ragazzi, poi parleranno il capo di gabinetto, il capo di gabinetto che non si trova, e l'assessore al bilancio che cambia 50 volte. Vabbè, allora, capito. Le cose che lo fanno stadio, e le persone che scelgono. Arrivo allo stadio. Dai. Lo stadio è un investimento per quella zona che noi abbiamo visto, un investimento che giustamente va monitorato, a farmi vedere le immagini di Pazzica, che giustamente per favore, va fatto bene. Dopodiché non è che per salvarsi l'immagine adesso la Raggi, dopo aver detto solo no, perché evidentemente in questi 8 mesi abbiamo visto solo dei no, decide improvvisamente che quello stadio si può fare. Noi vogliamo che quella città e quella zona della città torni a rinascere e che ci sia un monitoraggio vero sui lavori, però che ci dica che ha paura della corruzione, una che ha messo all'ambiente un assessore che era già indagato e poi ha dovuto ammettere di saperlo una volta arrivata in commissione rifiuti alla Camera. Però è legittimo che si dica, ragazzi, uno stadio come questo, peraltro con sì, ma poi non può un dire di no perché ha paura intorno della corruzione. Cioè, ormai siamo veramente alle barzellette. Cioè, non la Raggi. Verdini dice che non ha paura della corruzione, ma ha paura della cementificazione. Sì, dopodiché c'è un progetto, ci dica qual è l'alternativa per quella zona di Roma. Io credo che quella zona di Roma si meriti una riqualificazione. Allora decidiamo insieme come fare. Fattori, dopodiché stadio, posso dare un suggerimento sulle cose da fare? Aspetta, c'è da fare una centrale unica degli appalti. Sabella aveva preparato
centrale unica della fatti. Vorrei chiarire una cosa, perché qua si è parlato di corruzione, non c'è nessuna indagine di corruzione per nessun portavoce 5 Stelle. Chiariamo subito questo. Riguardo allo stadio, in realtà voi avete fatto vedere una bellissima immagine, ma il progetto non parla solo di stadio, soprattutto non parla di stadio, perché il progetto in realtà sono 1 milione di metri cubi, di cui l'85% sono tre torri da 220 metri che non hanno nulla a che vedere con lo stadio. Su questo progetto, eccole, è stato qui, gliele faccio vedere, sono queste tre torri qui alla destra dello stadio. È stato detto di no alle tre torri da una delibera del 2 novembre 2016 da parte del nono municipio di Roma. Quindi quello che si sta discutendo è che quella roba lì non è uno stadio, è una grande speculazione edilizia di cui solo il 15% sarà lo stadio. Quindi quel progetto, tra l'altro, dalla sovrintendenza dei beni comunali, dei beni archeologiche e culturali, è stato detto che è una zona a rischio esondazione. Quindi quel progetto è da rivedere, perché è solo una grande speculazione edilizia. Il fatto che la Raggi dica no a delle opere che sono uno scempio, su cui addirittura i cittadini romani hanno detto no, mi sembra più che legittimo. Mi faccia finire, non è vero che non dice niente riguardo al no alle Olimpiadi. Io vi posso consolare che ieri in Senato è stato proposto un emendamento che dona 97 milioni di euro alla Ryder Cup Golf del CONI di Malagò. Quindi in qualche modo il governo, diciamo, consola quelli che si sono fatti dire di no. Detto questo, facciamo che 97 milioni di euro li raccogliete con gli SMS e invece li mandate ai terremotati, invece di chiedere 2 euro per SMS per di fare le scuole. Con lo stadio della Roma, c'entra assolutamente, perché gli investimenti vanno fatti per i cittadini. Allora, secondo lei lo stadio è un buon investimento per i cittadini? Questo non è uno stadio, questo è una speculazione edilizia di cui solo cioè, senza torri sì, ma con le torri no. Andrà tutto rivisto il progetto. Senza perché torri, se tu mi fai due o tre torri di 220 metri quadri in una zona a rischio esondazione, che non saranno stadio, saranno solo uffici che nulla hanno a che vedere. Il proponente ha rifiutato 81 proposte alternative a quelle tre torri con una riattazione di edifici già esistenti. Quindi di cosa stiamo parlando? Scusami, arrivo solo un secondo. Di una grande Francesca, allora. Questa zona dove tu sei, questa lunga strada coperta di monnezza, come si dice a Roma, è in una zona, diciamo, alluvionale, in una zona paludosa? Allora, è in una zona che è molto prossima all'Ansa del Tevere, che non vi possiamo mostrare, è là in fondo, là dietro, Fabrizio, aiutaci. Vedi, Gerardo, sotto la scritta Ippodromo Tor di Valle c'è una pensilina che è quella che poi copriva gli spalti che affacciavano sull'ippodromo, sul percorso, ancora più in fondo, laggiù c'è l'Ansa del Tevere. Ovviamente le zone limitrofe al corso di un fiume sono zone a rischio idrogeologico e infatti è proprio per questo che la discussione si fa fervente sulla riduzione della cubatura. La riduzione. Posso dire una cosa su questo, Greco? Oggi ci sono dei virgolettati, poi li smentirà l'assessore, se vuole, dell'assessore all'urbanistica, Verdini, che dice in modo molto duro che la Raggi, diciamo, non è all'altezza, e poi fa anche dei commenti sul suo rapporto con Romeo, li smentirà lui, a me non interessano i gossip. Dopodiché lì è chiaro che non si capisce cosa vogliono i 5 Stelle, cioè questo stadio è un progetto che serve alla città di Roma, non c'è bisogno che ce lo dica Totti, diciamo che c'è un tema di riqualificazione di quell'area. Ci dicano come lo vogliono fare, se lo vogliono fare. Cioè cerchino di non distrarre dal caso Raggi attraverso l'utilizzo, diciamo, del rapporto con il capitano della Roma, a cui tutti vogliamo bene, ma che è un'altra cosa. Io direi il contrario, vendere la riqualificazione di un'area così, che va riqualificata ma non facendo 1 milione di metri cubi inutili, è per, appunto, per dire la Raggi non sta facendo. La Raggi si siederà al tavolo per vedere questa roba, come si può tradurre in una questione non sono io che dico che è a rischio idrogeologico, è il sottosegretario all'ambiente, quindi voglio ieri, vedere, non si è neanche seduta al tavolo, l'invito a comparire, non è andato, tanto arriverà dai cittadini, non dai magistrati. Sicuramente questo è un sindaco che si fa
mettere in video con i fiori, va bene, dai, e che non va a discutere dello stadio della Roma. I fiori, cioè, ci parliamo di dettagli, ci saranno. No, no, i fiori sono quelli che dice li hanno capito, mandati i bambini, ma è meglio se va al tavolo a discutere adesso di Roma. Diciamo che va gossip, allora, gossip, dai, non mi prego. Passaggi invece segnalati da Grillo della Raggi e della qua, quindi li possiamo leggere, insomma, voglio dire, siccome ha fatto tante cose, ha stanziato 366 milioni di euro per il trasporto pubblico, c'è un abbassamento della tariffa sui rifiuti, è congelato le tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale, 10 milioni di euro che verranno distribuiti ai municipi proprio per le strade e la viabilità, ha investito sulle politiche sociali. Insomma, se veramente anche voi giornalisti vi metteste a discutere punto per punto di quello che è stato fatto e magari criticare invece di 366 milioni ne potevi mettere di più, ma qua stiamo facendo solo gossip. No, guardi, vogliamo però, andare a discutere. Gossip io non la seguo, perché i 430 milioni dire, è vero, sono stati stanziati per il trasporto pubblico locale, però sono il costo del contratto di servizio ATAC siglato a settembre 2015. Bene, ma è chiaro settembre che ci deve 2015 essere non c'era nel momento Raggi, in cui uno si insedia, è chiaro Raggi, che deve procedere, deve ma è una cosa partita prima dalla Raggi. Ma loro votavano contro, settembre 2015. Ma io posso cose rispetto alle quali votavano contro. Quale votiamo no, no, ragazzi, dai, ogni provvedimento di Renzi aveva dentro una cosa ma buona, certo, una schifezza, e chiedeva la amici miei, vi posso dire una cosa? Andiamo poi posso dirvi una cosa di a tutte e due? Voi mi state molto simpatici, sono contento di essere venuti qui questa mattina, ma attenzione onorata, perché i vostri partiti, i vostri movimenti negli ultimi mesi hanno subito dei, come dire, downgrading dal punto di vista dei sondaggi. Valgono quello che valgono, però insomma c'è chi ha perso 2, 3, 4 punti, tutte e due siete in parità su questo, cioè è chiaro che la situazione dal punto di vista politico non è facilissima. Lei è, diciamo, a prima ora del Movimento 5 Stelle, c'è qualcosa che ha sbagliato la Raggi e che a lei ha dato fastidio? Ah, ma sicuramente, lei ha ammesso tutti i suoi errori, ci mancherebbe altro. La nomina di Marra è stata una cosa assolutamente sbagliata, io l'avevo considerata sbagliata, lei lo ha ammesso, quindi non è che noi diciamo che Virginia non abbia sbagliato, ha fatto tanti errori, ma sicuramente non è né indagata per aver preso mazzette, io sono assolutamente convinta della sua buona fede. Roma è una città difficile da governare, ci aspettavamo che fosse difficile. Adesso, come ha detto Beppe, barra dritta, evitiamo altri errori. Però da qui a inventare un castello di inesistente di mazzette che non esistono, non esistono, nessuno di noi ha mai preso soldi e tantomeno Virginia, questo veramente è una mistificazione. Gli errori sono un'altra cosa e noi li ammettiamo e questo ci deve essere riconosciuto. Però sui soldi veramente nessuno, almeno qua dentro, ha mai detto nulla. Cioè, soldi, beh, è chiaro, insomma, che non ci sono, meno male, ragazzi, perché anche modo, se prendiamo i soldi. Noi follia, li restituiamo e con questi soldi apriamo. Erano troppi 110 mila euro di stipendio per Romeo all'inizio, 110 mila euro. Assolutamente. Da 35, 36, adesso poi bisogna vedere, noi abbiamo un codice che non si devono superare 5 mila euro netti al mese, quindi su questo sicuramente sono contenta che si sia fatto un passo indietro. Più o meno sì, era un po' più di 5 mila euro, però era passato da 36 mila, era stato triplicato. Queste sono cose che poi non sono io a dover giudicare, non sono io ad amministrare Roma. Da cosa deve ripartire secondo lei la Raggi oggi? Come, diciamo, deve ripartire consiglio? Veramente occupandosi, si sta già occupando dei problemi di Roma, deve assolutamente ripartire facendo capire quello che sta facendo e poi magari tutti insieme possiamo considerare positivo, negativo, criticare, lavorare, ma su quello che sta facendo, non sui gossip. Basta sui gossip per noi. Sono sentire ormai Virginia e come gossip, vedere la corazzata Poglioni, che io devo dire gossip, la verità, io ero a prendere il treno ieri in una delle stazioni più sperdute del Lazio. Dove? E c'era l'altoparlante in cui non si sentiva quando annunciava i treni, era ma chiara. Quando ha parlato ha cominciato parliamo di Roma Virginio Raggio, ho detto pure qui dove non c'è nemmeno un posto da sedersi, a me sembra veramente eccessivo. State scatenando l'effetto contrario, non parlando delle cose che fa Virginia, veramente si sta stufando la gente. Però l'ultima cosa, scusate, l'ultima cosa. Virginia Raggi è accusata di abuso d'ufficio dalla Procura di Roma per due nomine, quella di Salvatore Romeo e quella di Marra. Che ricordiamo lei stessa aveva segnalato all'ANAC. Benissimo. Ricordiamo che lei stessa aveva chiesto un parere dell'ANAC. Ma soffre di sdoppiamento. Io voglio dire una cosa. No, le domando una cosa. Ferma, scusa un secondo, un attimo, mi fate fare domande, veramente, sennò poi dopo non si capisce più nulla. La Procura di Roma ha esagerato?
No, noi non critichiamo assolutamente mai la procura. La procura deve fare il suo lavoro. Noi abbiamo un codice etico ben preciso e molto intransigente. Se è cambiato il codice etico, le ricordo, è diventato ancora più intransigente. Sfatiamo questa cosa. Io sono d'accordissimo, meno male, cioè, perché è più garantista. No, non è più garantista, è assolutamente più intransigente, perché per me l'intransigenza è garanzia. L'intransigenza adesso, la no condanna, il fatto che nessuno di noi deve essere condannato in primo grado, altrimenti si deve dimettere, è stato esteso addirittura agli assessori e ai collaboratori, quindi è diventato più intransigente. Prima era suo avviso di garanzia. Prima no, è prova che i politici indagati si devono dimettere. Finisco il mio concetto. Noi abbiamo un codice di comportamento molto tutelante. Sì, se dovesse emergere qualcosa di concreto nei confronti di chiunque, se dovesse essere condannata in primo grado, se ne va. Deve assolutamente dimettersi per il nostro codice etico. Quindi io vorrei assicurare che finora non abbiamo mosso una paglia, perché non c'è nulla che violi il codice etico del Movimento 5 Stelle. Malgrado i due rinvii, malgrado le due indagini per abuso d'ufficio. Cioè, è solo non diciamo cose fuori luogo. Noi abbiamo l'indagine per abuso d'ufficio della magistratura, e quindi la garanzia di sentire il giudizio della magistratura noi prenderemo atto. Si ricorda il tweet di Luigi Di Maio su Angelino Alfano? Un ministro indagato per abuso d'ufficio se ne deve andare. Il tweet di Virginia Raggi rivolto a Orfini: politici indagati se ne vadano. A me fa piacere che siate diventati garantisti, però davvero rendetemi conto dell'incoerenza totale del vostro percorso. A me fa piacere, perché lei fa piacere perché voi avete molto da garantire, noi invece siamo assolutamente intransigenti. Ragazzi, posso dire una cosa? Io vorrei essere garantito, e tutti noi vorremmo essere garantiti in quanto cittadini romani. Bravo. Quindi tappatemi le buche, e certo poi cercate di non farvi indagare, perché altrimenti non ne usciamo.